gocce di pioggia su di noi. Quante ne sono cadute oggi di gocce sulle nostre teste e su quelle dei tifosi? E se continua così, ne cadranno ancora di più su quelle dei giocatori questo pomeriggio. Speriamo che questo non pregiudichi lo spettacolo, né la voglia di correre dei 22 in campo. Staremo a vedere. Nel frattempo, il pubblico continua a intonare gli inni, anche se dal cielo la musica non pare proprio intenzionata a cambiare. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Sembra che si posizioneranno sul campo con un 3-6-1. Non è un sistema molto comune, a dir la verità. Ho il sospetto che sia più un modulo basato sulle situazioni che si verranno a creare in partita. Non sarà uno schema rigido, quanto piuttosto un'indicazione generale. Il centrocampo folto permette una manovra fluida, ma solo se i giocatori sapranno esprimere una grande tecnica individuale. Via la gara. Nkulu. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. È davvero una bella serie di passaggi questa. Parolo. Marusic vuole la profondità. Immobile. Palla che va a finire in calcio d'angolo. Parolo decide di battere corto. Cross di Immobile. Ci mette una pezza. Prova la giocata nello spazio. Buon lancio. Lulic scatta verso il pallone. Ci prova. Miracolo di Sirigu. Cataldi. La gioca bassa. Pericolo. Nkulu. Riesce ad allontanare. L'avversario ha avuto la meglio. Marusi, il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Provano a ripartire da dietro. Prova a verticalizzare. Belotti. Il Torino finora non ha mai neanche impegnato il portiere avversario. Un intervento pulito, gran giocata difensiva. Prova il filtrante. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Savic. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Cerca un compagno. Adesso fa... Fallo, nessun dubbio. Nkulu. E trova il compagno. Lucas. Il portiere la calcia lontano. Ecco Immobile. Nkulu. Di forza. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Azione fallosa, nessun dubbio.
Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa, liscia, si prende un cartellino. Immobile. Lulic opta per il lancio lungo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Salire in aria. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Belotti sul pallone. Meite. Lancio lungo del portiere. Lucas. Meite. Riconquista la palla. Decidono di giocarla all'indietro. Alex Berenguer. Moretti. Tocco prudente al portiere. Nkulu. C'è la palla lunga in avanti. Meite. Alex Berenguer. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Traversone, basso, palla intercettata. Lungo passaggio in avanti. Arriva alla fine del primo tempo, dopo il tè caldo si tornerà in campo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Beh Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Immobile. Prova la giocata nello spazio. Immobile. Immobile! Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Palla in avanti, verso il compagno. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Si libera della palla ed evita complicazioni. Immobile. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Belotti. Quindi prende splendidamente il tempo in scivolata. Immobile. Parolo. Partita ancora completamente aperta. Marusic riceve un bel pallone, c'è il tiro, ce l'hanno fatta davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza.
Si ricomincia dall'1-0. Ed è 1-0, ma c'è molto tempo, la partita è ancora aperta. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno... Prova la conclusione! Immobile. Ora Savic. Savic allarga il gioco a destra. Cerca un compagno. Prova la giocata nello spazio. Ha spazio sulla fascia. La butta in mezzo. C'è il colpo di testa! Vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Dopo le modifiche alla formazione già annunciate peraltro il quarto uomo, il Torino decide per una doppia sostituzione con due uomini diversi contemporaneamente. Il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Iago Falque vede libero il compagno, palla allontanata senza troppi complimenti. Prova la giocata di Fino. Scodella il cross. Beccato in offside da guardalinee. Giocatore colto in posizione irregolare. Ottima chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Il portiere la calcia lontano. Lucas. Savic ha già segnato in questa partita. Baselli. Il Torino prende subito il possesso della sfera. Ottiene un buon calcio di punizione. Cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. E passa sulla destra. Iago Falque. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Passaggio sulla destra. Dentro il pallone, teso. E l'arbitro dice che può bastare. C'è stato sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta. Ma soprattutto, se gli attaccanti non la mettono, è difficile vincere le gare. Bisognerà lavorarci su. Forse nella ripresa hanno accusato un calo fisico.